ex distributore dell'AGIP di Viale Gramsci, parte seconda. Dopo lo smantellamento delle strutture di superficie, ora si passa a quelle interrate. 4 settimane di lavoro per bonificare gli impianti prima della riapertura delle scuole. È un'area centrale, importante. I lavori abbiamo chiesto di farli prima dell'inizio della scuola, perché non dimentichiamo che a fianco c'è una scuola elementare, quindi il cantiere nella prima fase richiede anche presenza di mezzi e quindi di operazioni importanti che fanno anche del rumore, e quindi partiranno entro la fine di luglio per terminarli prima della fine dell'anno scolastico. Poi ci sono altre esigenze, saranno esigenze, lavori meno invasivi che possono anche convivere con la presenza di una scuola a fianco. Certo, sulla destinazione d'uso di questo fazzoletto di terra già da tempo gli animi si erano accesi e l'opinione pubblica spaccata in due, ma si dovrà decidere in fretta, conclusi i lavori di bonifica, perché questo indecoroso recinto malconcio nel cuore della città, a pochi passi dal salotto buono, come si dice, e da un istituto scolastico comprensivo, non può attendere le calende greche. Ad eseguire i lavori sulle vasche interrate e le tubazioni la ditta Sindial, sempre del gruppo Eni. Poi, a lavori eseguiti, ARPAM effettuerà le verifiche del caso con i prelievi dei campioni di terreno per valutare le possibili contaminazioni ambientali e poi l'ufficio ambiente del comune di Fano che monitorizzerà il cronoprogramma. Dopodiché l'area sarà resa disponibile.